Noi andremo a vedere, presto, molto presto. Pace a te, Dio ti benedica. Vedi, la speranza più grande di noi cristiani è quella di incontrare il Re. E se tu guardi la maggioranza dei cantici, l'ultima strofa parla sempre del cielo. Cioè questa è la beata speranza che ogni credente ha incisa. Sul suo proprio essere. Possiamo essere da una parte e dall'altra del mondo, persone che non si conoscono alla fine chiudono tutti i loro canti e le loro aspettative verso questo grande obiettivo, anche se non ci conosciamo. Questo viene iniettato dallo Spirito Santo. Nel momento che siamo nati di nuovo. Quando lo Spirito Santo mette il suo sigillo dentro di noi, include questa nuova telecamera davanti al nostro essere e ci fa vedere oltre, ed è tanto vero, che tutti i canti cristiani, il 95%, chiudono con questa beata speranza credenti intelligenti o meno, acculturati o meno, bianchi o rossi, rossi o gialli, è qualcosa di grande. Gloria al Signore, è una legge universale dello Spirito, che quando entra nella nostra vita, lo Spirito di vita, lo Spirito Santo, ci prospetta subito l'eternità. Perché la sua natura è eterna. Hai capito bene? Non ci può prospettare un breve periodo. Perché lo Spirito di Dio che è vita è vivo dall'eternità all'eternità. Ormai non ho più parole: ci perdiamo. Vuol dire vita eterna, senza fine. E così. Quando lui mette il sigillo nella nostra coscienza, quella parte viva, innesta nel nostro spirito anche questa nuova telecamera che con l'obiettivo passa oltre le cose di questo globo, va oltre l'eternità. E così sentiamo. Ed Ecco, questi sono i canti. E il risultato... Di una speranza viva, forte, della beata speranza. Perciò, dico spesso, quando cominciamo a camminare col Signore e seguiamo il Signore, il meglio sta davanti. Non c'è spazio per la preoccupazione del domani, perché il male, il peggio che può andare domani, che torna il Signore, e beh, questo non è il peggio. Il peggio che potrebbe accadere umanamente parlando, si spegne la nostra vita terrena, ma questo non è il peggio. Passiamo nella quando un bambino nasce passa attraverso la strettoia della nascita, ma esce fuori da un locale, da un luogo che non poteva muoversi ed entra in questo mondo che comincia a spaziare da tutte le parti. La prossima fase per noi nati di nuovo è di entrare nella gloria di Dio. Come abbiamo vestito il corpo naturale, così rivestiremo anche quello spirituale, quel corpo glorificato come quello di Cristo dopo la sua risurrezione. Saremo simili a Lui e chi ha questa speranza si purifichi, cioè purificarsi: che vuol dire ci mettiamo con l'acido muriatico e ci puliamo? No, ci santifichiamo, scegliamo ogni giorno ciò che è di questo mondo che è da lasciare e lo buttiamo nella spazzatura e indossiamo le cose. Che ci dobbiamo portare insieme. Qui siamo pellegrini, la nostra residenza, la nostra cittadinanza è nei cieli. Da dove pure aspettiamo Gesù che ritorna? Che bello. Preghiamo insieme al Signore che lo Spirito Santo ci parli ancora in questa mattina. Eccoci qua, gloria al Signore. Siamo in preparazione. Preghiamo che lo Spirito Santo ci guidi. Prega insieme con me. Sore, lascia per un attimo queste cose. Oppure al massimo se hai qualcosa da fare, che le mani lo facciano da sé senza che ti impegni la mente. Forse hai qualcosa di molto importante. Non impegnare la mente. Lascia agire l'intelligenza dei muscoli che si muovono da soli. E la tua intelligenza rivolgila verso il Signore. Preghiamo insieme, Shaka masanda. Sì, sì, Spirito Santo di Dio, ci avviciniamo e ti invochiamo. Ti cerchiamo, bramiamo, ti invochiamo di partecipare alla tua presenza ai nostri cuori e dacci comprensione di quello che che leggiamo in questo giorno per migliorare la nostra vita e continuare a selezionare ciò che non piace a te fuori e ciò che piace a te conservarlo. Facci fare questa scelta quotidiana, ogni giorno elaboriamo alla luce che tu ci dai attraverso la parola e lasciamo ciò che la tua parola dice, che va bene. E togliamo ciò che la tua parola dice, che non va bene. Quello che piace a te piace pure a noi. Quello che non piace a te non piace neppure a noi. Facci fare la scelta giusta, sì, man mano che siamo in viaggio insieme con te. Padre, te lo chiediamo insieme, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen. Gloria sia resa al Signore, benedetto sia Dio. Signore ti vogliamo rendere lode, onore e gloria. Alleluia. Allora, andiamo avanti. Dio guarda lo scopo. Di quel che facciamo. È una parola così semplice, sembra che non ha né testa né coda. Però, alla luce della parola del Signore, come siamo abituati noi che guardiamo all'apparenza e Dio guarda il cuore, realmente a volte certe cose non funzionano perché apparentemente sembra che la facciamo bene ma dentro non è la stessa cosa. L'uomo guarda l'apparenza, ma Dio guarda il cuore e quando vede il cuore che è già di per sé maligno, malvagio e poi noi gli diamo corda facendo quello che vuole fare il cuore maligno, allora Dio cerca di bloccarci. E dice dove vai, fermati, che non è questa la strada che io voglio. Perché il Signore ama la sincerità del cuore. Oggi abbonda da tutte le parti la, la sincerità. Pa, 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 parliamo, parliamo, diciamo, chiacchiere. Non sono solo chiacchiere, sono rumore. Perché molte parole non dicono niente. È un rumore che si sprigiona nell'aria e resta nello spazio. Il cuore non ne sa niente proprio. Leggiamo insieme una cosa bellissima nella parola del Signore che ci porta a riflettere. Leggiamo in primo cronache capitolo 21 verso 1. Or Satana si levò contro Israele. E incitò Davide a fare il censimento di Israele. Se tu vai in una chiave biblica, trovi che il popolo di Israele a partire da Mosè spesso faceva i censimenti. Trovi meno, minimo 15, 20 volte, penso qualcosa del genere, censimento che fece Mosè, censimento che fece la tribù x la tributale e così via e non c'è nessun nessun peccato nel fare il censimento ma questa volta Davide stava facendo il censimento che non piacque a Dio Davide doveva affrontare un nemico con il suo esercito e decise di fare il censimento perché aveva più di un milione di soldati adatti alla guerra, lui voleva sapere, per misurarsi con il nemico. Nel cuore di Davide c'era un metro di misurazione che non aveva nulla a che fare con la fede, Davide era un uomo di fede. Per mezzo della fede, abbattendo Goliath nel nome del Signore, abbatté tutto l'esercito dei Filistei perché crollarono come la neve al sole, si evaporizzarono, scapparono che non si fermarono più. Ma questa volta Davide vuole fare. Il censimento, perché vuole misurare le forze del suo esercito, voleva sentirsi tranquillo di poter andare avanti. Perché se io ne ho un milione e il mio avversario ne ha 800.000, sono certo di vincere. Questo modo di pensare non piacque al Signore. Noi dobbiamo portare avanti sempre un cammino di fede, non dobbiamo fare calcoli, non dobbiamo fare come dice Gesù, se dobbiamo costruire sedetevi, perché se poi non portate a destinazione la costruzione diventate ridicoli. Certo che ci dobbiamo sedere, dobbiamo fare i calcoli se abbiamo la sostanza. C'è scritto, l'ha detto Gesù. Ma allora perché Davide sbagliò? Perché Davide in quel momento stava misurando la sua forza, del suo esercito, aveva perso la visione di Dio. Quando noi dobbiamo fare un'opera, Dobbiamo capire che è un'opera di fede. Se devi costruire una chiesa e vuoi prima tutti i soldi, la chiesa non la fai mai. Se devi partire in missione e vuoi una società che ti paghi due anni anticipati e faccia un business plan, un... Una, un, un accumulo di, che ti rende tranquillo, non parti mai in missione, sorella. Se devi fare qualcosa per l'opera del Signore e vuoi prima guardare dove arrivi, non fai mai niente. Diceva un prete per Radio Maria, le chiese... Si fanno con le promesse dei ricchi e con i soldi dei poveri, perché poi alla fine i ricchi non ne tirano fuori i soldi. Sono i poveri che hanno una predisposizione diversa e collaborano. C'è pure qualche ricco, grazie al Signore, hai capito bene? Se noi dobbiamo camminare per fede, dobbiamo continuare a seguire per fede, dobbiamo vivere per fede. Quando noi pensiamo che possiamo stare tranquilli per quello che abbiamo e la nostra fiducia la poniamo nelle cose che abbiamo e non nel Signore come dice Paolo nell'epistola a Timoteo. Dì ai ricchi che ripongono la loro fede in Dio e non nelle ricchezze, allora camminiamo tranquilli con il Signore. Non dobbiamo vedere se abbiamo delle sostanze, certo, ma non sono le sostanze che ci devono far camminare e neppure il non avere ci devono fermare. Perché se per fede noi dobbiamo agire in fede Signore grazie aiutaci tu hai capito bene che voglio dire anche questo canale se volevamo avere tutto quello che dovevamo avere per partire non saremmo mai partiti ma quando siamo partiti il Signore mi ha detto un verso se tu Metti il tuo da quello che puoi. Io non farò mancare mai l'olio per portarla avanti. La figura dell'olio, quello che dico io, non farò mancare mai la sostanza. E così per mettere insieme quello che si poteva fare in quel momento, io avevo solo la pensione. Decisi di mettere tutta la pensione dentro ero a, al tutto. E ogni volta il Signore mi ricorda quando voglio preoccuparmi, dice: Non ti preoccupare. È finito il mese, ho chiesto ieri. Quando ci manca ancora, ci mancano 8-10 mila euro per chiudere il mese passato. E il Signore provvederà, può darsi che ti mette nel cuore mentre ascolti di mandare la tua porzione. Se ne mandi 8-10 di quelli che mangano, se ne mandi 5.000, se ne mandi 3.000, se mandi 10 euro, quello che il Signore ti mette nel cuore, ecco che il Signore ci porta avanti e ci fa chiudere il mese perché nel mese prossimo si accumula la seconda parte. Ti voglio ricordare anche che è arrivata una bolletta di 6.000 euro di luce, mai era arrivata così, però piano piano dobbiamo pagarne un'altra di 3.000 e abbiamo, siamo arrivati qui. 7, 8 più 3 saranno 10-12.000 euro che mancano per chiudere il mese passato, poi il giorno 10 di giugno ne arriva un'altra, ma noi così. Dobbiamo esercitare la fede. Davide aveva in mente qualcosa che dispia dispiacque al Signore. Guardiamo insieme. Ora Satana si levò contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Che cosa vuole dire questo? Che Satana fa sempre Satana, il diavolo ci tenta sempre. Ma noi dobbiamo non farci vincere, ma in questo caso. Satana tendò Davide e Davide cedette, non fece come Gesù. Ci sono tanti censimenti, ma quello indetto da Davide ebbe conseguenze tragiche. Alla base c'era il cuore di Davide pieno di orgoglio derivatogli dalla potenza militare che aveva. Lui sapeva che aveva più di un milione di soldati adatti alla guerra. Sapeva anche la storia di Gedeone, che Dio disse che devi fare con 37.000, 40.000. Adesso ti porto io a fare la scelta. Vai al fiume, falli bere, mettiti lungo la riva del fiume e guarda che tutti quelli che faranno così, quelli vanno bene, bastano. Perché Israele deve sapere che la battaglia non la combattete voi, la combatte il Signore. Restò con 300. Davide lo sapeva, ma la mente lo aveva volto la tentazione di Satana, che depositò il suo orgoglio nella vita di Davide in quello spazio di tempo, perciò siamo soggetti a certi tipi di pensieri che vengono, ma noi li dobbiamo rigettare. Davide, pieno di orgoglio, derivatogli dalla potenza militare che aveva, egli riponeva la sua fiducia nel proprio esercito. Mosse Dio a servirsi di Satana, il generatore dell'orgoglio. Cosa fece penetrare nella sua vita? L'orgoglio di Satana. E lo mise in azione. Leggiamo il verso 7. Che dice Dio di questo che fece Davide? questo è un insegnamento che serve a noi quando vogliamo superare gli altri quando anche preghiamo a volte per superare qualche un altro quando vogliamo dimostrare la nostra capacità quando pensiamo dentro di noi gli devo far vedere io a quella sorella gli devo far vedere io a quel fratello chi sono io è lì che proprio c'è il pericolo di un grande fallimento quando noi agiamo in questo modo, devo far vedere io al fratello, a lui si è comportato così, ma adesso gli faccio vedere io chi sono io. Eccoci qua, ci siamo dentro. Dio prima aveva uno pieno d'orgoglio, adesso ne ha due. Quando tu pensi così, l'altro ha già fatto così. Tu, anziché restare... Sulla tua posizione vuoi superare, gli vuoi far vedere, ma ti faccio vedere io, dentro di te non dici niente a nessuno, intorno a te nessuno sa niente, ma Dio sì, e così successe a Davide. Leggiamo nel verso 7 che cosa combinò. Questo dispiacque a Dio, che perciò Colpì Israele. <ride> Questo dispiacque a Dio. Nel cuore di Davide stava riponendo la fede nel proprio esercito. L'orgoglio bussò al suo cuore e lui lo fece entrare. Hai capito bene? Dice: Ma quelli quei pensieri mi vengono, ma io che devo fare? Quando i pensieri vengono al tuo cuore non li devi far entrare. Quando li fai entrare diventi schiava dei pensieri che hai dato spazio nella tua vita. Diventi schiava, diventi schiavo di quei pensieri che gli hai dato spazio nel tuo cuore. Un giorno Abele offrì un sacrificio che piacque a Dio. Caino no. Dio gli disse: Caino, io non ho riguardo alla qualità delle persone perché io voglio bene più a tuo fratello che a te. Il peccato bussa alla porta del tuo cuore. Se tu resisti, lo puoi dominare. Gesù ci ha insegnato questo, ma se tu lo lasci entrare ti coinvolge. Volendo dire Dio a Caino, senti Caino, tu fai ancora in tempo ad offrire il sacrificio come ha fatto tuo fratello e io come sono stato contento di lui, sarò contento di te. Ma guardiamo questa storia. Leggiamo insieme in Genesi 4,7. Se agisci bene non rialzerai il volto perché camminava con la testa bassa. Nel suo cuore c'era devo far fuori mio fratello perché Dio ha detto che si è compiaciuto di lui. Ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta. Il tuo modo di agire ti permette di aprire la porta al diavolo e vai a fare quello che ti dice Satana. E i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. I desideri di Satana, del diavolo nella nostra vita, sono rivolti contro di noi, anche se ci lusinga con le belle parole, però vuole il nostro male. Perché lui non può iniettare nella nostra mente, nel nostro cuore, cose che fanno bene, perché la sua natura. Conosci qualcuno che se non ti fa male, non ti ferisce, non riposa, non, non sta tranquillo. Qualcuno nel tuo palazzo, il confinante, il vicino di casa, quello che stai porta a porta. Non riesci a dormire, non riesci a stare tranquillo se non ti fa arrabbiare. E se non ti arrabbi, si arrabbia di più. Una volta è venuto uno che parlava, si arrabbiava. E io dicevo, sì, sì, hai ragione, sì, sì, hai ragione. Sì, ma è come dici tu. E più si arrabbiava. Ho detto, scusa, ma se io ti dico che hai ragione. Tu ti arrabbi di più, ma vuoi che mi arrabbio pure io? Ma perché ti arrabbi così? Però uno che ti vuole il male non si ferma mai, perché è diabolico. Il diavolo non si ferma mai, non è che ti ha fatto un male e poi non ne cerca un altro. No, quello è senza compassione. Una la fa e una la pensa, una la pensa e una la fa, non si ferma mai. Il peccato è sempre presente in agguato, come dice la parola del Signore, il leone che sta intorno a noi è sempre presente, il leone è ruggente, e quello è il diavolo. Non è un gatto o oh, un cagnolino, è un leone. Se ti può sbranare, lo fa senza perdere tempo. Dio ci permette di, di correre ai ripari. Infatti disse, fai come ha fatto Abele, in altre parole, e io apprezzo quello che tu fai, ma lui seguì il diavolo, perché era omicida fin dal principio, non lo devo togliere di mezzo. Pensa per un attimo che nella prima famiglia creata al mondo, Già il diavolo, oltre ad avere tentato Adamo ed Eva, ci creò il morto. Quante famiglie sono quasi soggette a vedere il morto da un momento all'altro, in casa loro. Ci scappa il morto, come si dice. Signore aiutaci. Fai come ha fatto Abele. Dio voleva dire a, Go, a, a, a Davide, hai fatto tutto questo inventario, tutto questo censimento, perché non hai fatto come hai fatto con Goliath? Con Goliath tutti erano contro, ma dove vai il re, i fratelli? Tu invece hai esercitato la fede. Quando il re Saul ti voleva scoraggiare, dove vai? Che tu sei giovane, tu difendevi la fede che avevi. No, oh Saul, non ti preoccupare. Io un giorno è arrivato un orso, sono andato a strappargli la pecora dalle fauci. Un leone. Sono andato con la fede che il Signore mi avrebbe aiutato perché quella pecora mi dispiaceva proprio e adesso questo gli devo fare lo stesso servizio nel nome del Signore esercitò la fede e mandò per aria tutti gli eserciti dei filistei con un pizzico di fede invece qua voleva fare tutto con il suo esercito in primo cronache 21,6 6 c'era qualcuno che gli aveva detto "Non fare questo". Joab non aveva fatto il censimento di Levi e di Beniamino come degli altri, perché l'ordine del re era per lui abominevole. Aveva anche nel contesto qualcuno che gli dava qualche esempio di fede. Joab era inferiore a Davide spiritualmente. Ma in questo caso Agì molto meglio di Davide, un poco come dice Gesù: i figli del mondo, i figli delle tenebre, molte volte sono più saggi dei figli della luce. Spiritualmente, Joab era zero di fronte a Davide, ma Davide spiritualmente stava vivendo sotto il dominio dei pensieri che venivano da Satana. L'orgoglio, l'orgoglio è il più grande nemico di Dio nella nostra vita. Joab non aveva il discernimento spirituale, era del mondo potremmo dire, ma si comportò meglio di Davide che era spirituale. In Matteo 16:23, guardiamo un poco che cosa ci dice, ma egli voltatosi disse a Pietro Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini, questo leone ruggente è sempre pronto a ostacolare il piano di Dio nella nostra vita. Gesù era presente, Pietro era a fianco, e questo Satana manco per la testa gli passa che il figlio di Dio è presente, va nella mente di Pietro e dice, digli che non vada a morire, digli che deve vivere, perché se lui, viene per, se lui va a completare l'opera di salvezza sulla croce, io sono fritto. E Pietro abboccò, Signore Gesù, tu non devi morire, non dire così. Ecco che Gesù vede questo leone ruggente e gli dice le stesse parole che aveva detto a Satana nel deserto nel capitolo 4 verso 10. Disse a Satana, leggiamolo insieme. Gesù disse, vattene Satana, poiché sta scritto adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. In questa circostanza parlò direttamente a Pietro. Allontanati da me, Pietro. Allontanati da me, Satana. Satana si stava servendo di Pietro in quel momento per bloccare il piano di Cristo per la nostra salvezza. Quello non si ferma mai. Lui te ne toglie uno e te ne mette un altro di pensiero. Parlò direttamente a Pietro perché Satana voleva guastare il piano di salvezza programmato da Dio. Joab aveva avvisato a Davide, questo ci serve sore, ci serve perché molte volte il Signore ci parla prima che arriviamo dove non possiamo più tornare indietro. Usa un fratello, una sorella, usa la stessa mente nostra, usa qualche verso della parola del Signore, usa qualche messaggio che ci viene in mente. Ci fa sempre sapere la buona parte che dobbiamo mantenere. Joab aveva avvisato a Davide, leggiamolo insieme, nel capitolo 21, verso 3. Joab rispose il Signore renda il suo popolo cento volte più numeroso di quello che è. Ma o oh Re, mio Signore, non sono forse tutti servi del mio Signore? Perché il mio Signore domanda questo? Perché rendere così Israele colpevole? Come dire, Davide. Se tu devi andare alla battaglia, o sono un milione, o sono un milione e cento, o sono 800.000, sono tutti del Signore, siamo tutti del Signore. Se noi andiamo nel nome del Signore, noi vinceremo. Perché devi fare questo? Che tiri, attiri addosso a Israele, una tale, un tale peccato, perché il re è il rappresentante del popolo. In bene? O in male. Ma l'arroganza di Davide ebbe il sopravvento. A volte veniamo presi: oh, no, 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 devo fare io, devo far vedere. Per me, secondo me, questa è la volontà di Dio e non c'è niente da fare. Ma chi è quello? Ma chi è quell'altro? Questa è la volontà di Dio perché io sono ispirato, io sono guidato. Così faceva pure la sorella di Mosè, il fratello di Mosè e poi quegli altri 250 che si aprì la terra, Dio disse a Mosè scostati un poco che io voglio fare una piccola operazione, voglio scavare una fossa comune, ci scesero dentro. Erano tutti super ispirati. Non ha parlato pure a noi Dio, la sorella, ehi, ha fatto un canto. Eh, beh, il Signore in qualche modo si serve dei Suoi, però la differenza era notevole. Signore aiutaci. Ma l'arroganza di Davide ebbe il sopravvento. Ma questi sono insegnamenti che ci servono, Sore, tu pensi che stiamo raccontando eh, gli sbagli che ha fatto Davide? Questo serve a noi oggi, cara sorella, caro fratello, nel contesto dove noi siamo. Dobbiamo vigilare. Questi insegnamenti così elementari ci parlano che dobbiamo vigilare sulla nostra vita. Noi non stiamo stamattina condannando a Davide. Davide sono io, Davide sei tu che dobbiamo vigilare sulla nostra vita perché Dio, prima che noi andiamo avanti per commettere cose che poi non possiamo più tornare indietro sempre, ci dà la luce attraverso qualche cosa. Noi dobbiamo stare attenti. Leggiamo il verso 4. Non ascoltò, <ride> ma l'ordine del re prevalse contro Joab. Si oppose pure a Joab. Joab dunque partì, percorse tutto Israele, poi tornò a Gerusalemme. Non ascoltò, Davide non ascoltò, fece come Caino. Leggiamo cosa fece Caino. 4.7, Genesi 4.7. Se agisci bene gli aveva detto il Signore, non rialzerai il volto. Vedi, il Signore ci parla molte volte. Dio direttamente, parla alla nostra coscienza attraverso lo Spirito Santo, ma se agisci male. Il peccato sta alla, spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Vuole entrare in te, ma non per farti del bene, per farti del male, ma tu dominalo. Gli disse in altre parole, io non ho riguardo alle persone, fai come ha fatto Abele. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Quando ci sono delle cose che sono state fatte meglio, ci invita a fare la stessa cosa. Pietro nel capitolo 10, verso 35, dovette scoprire, lui pensava che Dio i gentili li teneva come separati per sempre, ma scoprì nella casa di Cornelio che non era come pensava lui. Guardiamo in Atti 10:35. Ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Oh alleluia! In parole diverse Dio stava dicendo a Caino, se tu fai come Abele, io ti gradisco. Ho il mio compiacimento, ho il compiacimento mio verso di te, ma niente da fare. Caino non tenne conto di ciò che Dio stesso gli stava dicendo. A volte facciamo noi così, sorelle, fratelli, facciamo noi. E poi, leggiamo il verso 8 che fece, rifiutò di agire come Dio gli diceva. Leggiamo. Un giorno, vedi, si studiò la situazione. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, poteva chiedergli un agnello. Dammi un agnello, te lo pago perché lo devo offrire a Dio. Invece no. Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Rifiutò di agire. Come Dio gli diceva, così il peccato che poteva dominare, dominò lui e diventò assassino. Così fece pure Davide, a motivo del suo orgoglio. Il primo cronache 21, verso 4 leggiamo. Noi dobbiamo stare attenti. Questi sono degli insegnamenti pratici che ci dà la parola del Signore. Non sono teorici, ma l'ordine del re prevalse contro Joab. Joab dunque partì, percorse tutto Israele, poi tornò a Gerusalemme. Prevalse di fronte a uno che lo consigliava. Ma nel verso 7 cosa leggiamo? Dispiacque al Signore. Questo dispiacque a Dio. Perciò colpì Israele, lui come rappresentante. Allora Davide, nel verso 8, guardiamo che succede. E Davide disse a Dio, io ho gravemente peccato in ciò che ho fatto, ma ora ti prego, perdona l'iniquità del tuo servo. Perché io ho agito con grande stortezza. Dio aveva già salvato Davide, in secondo cronache 12:13. Oh, gloria al Signore! Chissà, chissà quante volte ci ha perdonati pure a noi, il Signore! E noi ricadiamo un'altra volta. Leggiamo in secondo cronache 12-13. Allora era degno di morte il re Roboamo. No. Primo, secondo Samuele chiedo scusa. Allora Davide disse a Nathan, ho peccato contro. Il Signore. Nata rispose a Davide: Il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Secondo Samuele 12:13 ci sono delle referenze in questo. In questo, in questo verso dice così, ho peccato contro il Signore, ho peccato contro il Signore. Davide non tentò nemmeno di razionalizzare o giustificare il proprio peccato, non disse manco mezza parola, ma io sai mi sono trovato, sono stato debole. Noi sappiamo razionalizzare il nostro peccato quando andiamo al Signore. Signore, sai, io ho un poco di colpa, però pure lei ha un poco di colpa perché mi ha tentato, Lui mi ha tentato, Signore. E io ce l'ho un poco di colpa, però ce l'ha pure lei, ce l'ha pure Lui. E Signore, tu sai la mia debolezza e ci giriamo intorno. No, no, no. Fratello, sorella, noi dobbiamo imparare. Quando andiamo al Signore non dobbiamo dire mango mezza parola, dobbiamo dire Signore, tu hai ragione e basta. Signore, tu hai ragione e basta. Sai perché mi sono fermato? Perché una volta io argomentavo che volevo spiegare che la circostanza era un poco mia, la, la colpa è un poco dell'altra parte. Ma col passare del tempo Dio mi ha fatto comprendere che quando parla al mio cuore, io, riguardo a qualsiasi persona, riguardo a qualsiasi cosa che ho fatto ho imparato una cosa che non dico manco mezza parola, dico Signore, tu hai ragione e basta. Tu hai ragione e basta perché io ho infranto il tuo comandamento. Noi quando pecchiamo Possiamo avere anche lo 0,0% di ragione, però quello 0,0% noi abbiamo infranto la legge di Dio. Davide in questo caso non tentò nemmeno di razionalizzare o giustificare il proprio peccato di fronte all'evidenza. La confessione di Davide fu immediata. Fatto in questo modo, troviamo nello stesso verso, il Signore ha perdonato il tuo peccato. Sore, fratello, fammi ti dire una cosa, da oggi devi fare così. Quando vai al Signore per piacere, per amore del Signore, non fa come Eva, non fare come Adamo, non fare come tanti che accarezzano il peccato, dicendo: Ma sai, eh, piagnucolano un po' e dicono come dire a Dio: Fammi continuare perché? No, il peccato è peccato. È contro la legge di Dio. Abbiamo peccato contro Dio e dobbiamo immediatamente ammettere che abbiamo sbagliato. Abbiamo infranto la legge di Dio. Mi ricordo quando c'erano ancora le lire, quando si faceva un incidente stradale e si chiamavano i carabinieri, non appena arrivavano facevano 50.000 lire di multa a uno e 50.000 lire di multa all'altro chi aveva ragione si ribellava Diceva, ma io ho ragione perché devo fare la multa di 50.000 lire la tesi della legge era questa loro approfittavano però il concetto è chiaro la tesi era tu puoi avere pure ragione Dopo vedrai. Intanto però tu hai infranto la legge della strada. Hai fatto un incidente sulla strada dello Stato e questo non lo dovevi fare. Poi se ne parla. Noi dobbiamo dichiarare il nostro peccato. In questo modo ci fu subito la risposta da parte del profeta. Leggiamo per amore del Signore. Impariamo questi principi che funzionano, Sorella. Guarda. Leggiamo insieme. Allora Davide disse a Nathan, ho peccato contro il Signore. E guarda la risposta di Dio attraverso il suo portavoce, Nathan, il Signore ha perdonato il tuo peccato. Tu non morirai. Oh alleluia. Davide doveva morire due volte, secondo la legge, e forse anche tre. Doveva morire perché aveva ucciso, fatto uccidere il marito di Persephone. Doveva morire perché aveva commesso adulterio. Minimo due volte. Ma subito Dio gli diede il verdetto: tu non morirai. Perché per lui c'era la morte e basta. Perché Dio subito cambiò. Lo stato di Davide poi fece morire il figlio, però non morì Davide perché Davide in quel momento poteva trovare tante scuse, signore. Tu sai, quella è giovane, era bella, si faceva la doccia. Io ho guardato, tu sai, signore. Io sono giovane, lei è giovane e avevamo già qualche rapporto, perché il rapporto di vicinato. Signore ci sono caduto però perdonami come voler continuare ancora basta sore se vuoi il perdono di Dio devi dire Signore io ho sbagliato e basta non, non, non torno più perché allora vediamo il perdono di Dio il Signore ha perdonato il tuo peccato il Signore perdonò misericordiosamente le colpe di Davide ma questo ne avrebbe portato la inevitabile conseguenza se immanenti il perdono non sempre elimina le conseguenze del peccato nella vita presente, bensì solo nella vita futura. Ma il Signore gli disse: A causa di questo peccato tu non morrai, non morrai fisicamente e non morrai neppure per l'eternità, perché sei stato onesto nel dire: Io ho peccato contro di te, ho sbagliato senza argomentazione perché Eva non fu perdonata perché ci girava intorno sai è stato quello è stato... perché Adamo non fu perdonato perché ci girava intorno che alla fine quasi che era colpa di Dio che gli aveva dato Eva no quando noi sbagliamo dobbiamo ammettere davanti a Dio Benché i peccati di Davide fossero passibili di morte. Il Signore usò misericordia verso Lui sottraendolo alla pena capitale. Nell'Antico Testamento, in alcune circostanze Dio sentenzia la morte del peccatore, in altre concede la grazia risparmiandogli la vita. Ciò avviene in armonia con la giustizia e la grazia. Coloro che periscono costituiscono un'esemplificazione dell'equa ritribuzione di tutti i peccatori, mentre coloro che ammettono il loro errore davanti a Dio sono risparmiati e costituiscono Una testimonianza della grazia di Dio. Quando noi realmente siamo pentiti e sappiamo di aver sbagliato e ci fermiamo, li permettiamo alla grazia di Dio. Dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda, non come quelli che predicano lì per grazia. Continua a peccare che più pecchia meglio è. No, hai capito? nostro ravvedimento serio, la dichiarazione a Dio che abbiamo sbagliato e basta, alla muzio scevola maniera, lo dico spesso perché mi ricordo dalle scuole elementare questa storia, di questo guerriero che per errore uccise il re Porsenna, il suo re, quando si accorse che si era sbagliato, la mano che aveva sbagliato, la mise sul braciere, dicendo: Questa è la mano che ha sbagliato e questa la brucia. Stava lì con la mano sul braciere. Signore, aiutati. Noi dobbiamo essere seri con il Signore. Alleluia. Non cercò di ragionare sul suo peccato. La confessione fu immediata. Noi così dobbiamo fare. Quando sbagli vai al Signore con tutto il cuore e di Signore, perdonami, 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 non farò mai più. No, Signore, forse vengo me. Non farò mai più questo. Perché quando noi l'affrontiamo così, lui mette il suo santo timore nella nostra vita e ogni volta che stiamo per farlo il suo timore, santo timore invade la nostra vita. E allora mettiamo un freno al peccato nella nostra vita e non diamo spazio a Satana nel nostro cuore. Guardiamo nel Salmo 38 verso 18 come dichiara Davide questo, parla questo suo parlare. Confesso il mio peccato, sono angosciato per la mia colpa, Sakamashanda, un vero ravvedimento. Io confesso il mio peccato, sono angosciato per la mia colpa. In questo tempo si sente poco questo. Questo concetto. Parlando con un avvocato di bu dire bugie non dire bugie, gli è stato detto: ma avvocato comunque cristianamente. Per difendere uno e sai che dici bugie per difenderlo. Insomma, siamo proprio, inventarsele tutte e bugie su bugie, per l'avvocato dice io devo difendere il mio cliente dopo la domenica vado nel dal confessionile nel confessionile e dico tutto al confessore però io continuo a dire bugie ma che razza di, che razza di ravvedimento è questo? che ci vai a fare a, fa a confessarti? sore, frate se tu continui a mantenere un rapporto che dispiace al Signore. Se tu continui a commettere adulterio, continui a fornicare, continui a vivere la tua vita disordinata, poi vai in chiesa, ma sai che condanni di più te stessa, sorella, frate, ma sai che tu stai rovinando la tua vita, avrai il giudizio di Dio addosso perché tu lo sai. Che ci vai a fare in chiesa? Che ci vai a fare? Signore, aiutaci, che ci vai a fare? Ma anche dei capi di Stato. Io voglio dire una cosa: si lamentavano che John Biden, Joe Biden andava e professava di essere un cattolico praticante. Quando tu approvi una legge che hanno fatto fuori più di 60 milioni di bambini, attraverso l'aborto e poi vai che razza di, di, di credente sei la pedofilia non ne parliamo le cose che, che vengono fatte le leggi che vengono sottoscritte peggio che andare di notte e poi vai per prenderti l'ostia ma signore ma dove vai perché ho nominato questa persona perché è un capo di Stato. Non è che lui è più peccatore o meno peccatore degli altri, ma per dire perché non ci pensi prima di stabilire una legge. Quando tu dici che ci sono 50 terroristi in Medio Oriente e ti devi impegnare perché quei 50 terroristi non ci devono stare più e poi fai diventare terrorista terroristi, tanti milioni nella tua nazione, perché uccidono, dice, ma quelle poi le mamme hanno la libertà e hanno il diritto di scegliere quello che vogliono fare, della loro vita, <ride> della loro vita certo, ma il bambino nel loro grembo. Non ha lo stesso diritto della mamma. Chi lo deve difendere? La legge. E allora è un abuso di potere della mamma che lei fa la sua scelta uccidendo suo figlio. Non una volta, quante volte vuole? La mamma ha il diritto, certo. È il diritto del figlio. Quello è un cittadino, è una creatura di Dio come l'altro, come lei. Se tu hai un bambino di due anni, tu hai il diritto di difendere te stesso. Vuol dire che puoi uccidere tuo figlio. È il diritto suo. Chi lo deve difendere? La legge. Signore aiutaci. Leggiamo nel capitolo, nel salmo 51, verso 2, 3 e 4: Dobbiamo imparare, sorelle e fratelli, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Oh Signore, ho peccato contro Te contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Il mio peccato, abbiamo letto nel verso 3, è sempre davanti a me. Noi, se non chiediamo perdono, lo abbiamo sempre davanti agli occhi. Sa quante mamme in quel momento sembra che hanno chiuso la partita, ma dopo quando pensano, chissà mio figlio com'era, quando vedono un coetaneo nel loro cammino della vita, io avevo un figlio che adesso aveva la stessa età di questo, eravamo nello stesso vicinato, la sua mamma lo ha fatto nascere, io l'ho ucciso, chissà mio figlio com'era. Se era biondo, se era giallo, resta dentro. Il peccato è sempre. Leggiamo il verso 3. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Che vuol dire? Vuol dire che se non siamo perdonati, ruota e ruota e ruota sempre dentro. È sempre un'infezione spirituale che va e, viene, va e viene, va e viene, va e viene, va e viene. Dobbiamo sapere che quando pecchiamo abbiamo infranto la legge di Dio. Dobbiamo essere seri con Dio. Quando ci parla, quando ci dà occasione di poter evitare. Dio fa sempre prevenzione, noi dobbiamo ascoltare, perché il nemico cerca sempre il nostro male. Quando gli apriamo la porta, cose buone non ne fa, lo dobbiamo sapere. Vogliamo ringraziare il Signore insieme? Questi esempi che sono nella parola del Signore, sapete perché sono scritti qua? Lo Spirito Santo ha voluto, non per smascherare Davide, perché Davide di per sé, non avrebbe mai messo tutti i suoi panni sporchi esposti davanti a tutto il suo popolo e davanti a noi pure. Pensi che Davide avrebbe mai voluto scrivere queste cose? Dio le ha fatte, lo Spirito Santo le ha fatte mettere nella sua parola per dare insegnamenti a noi. Perché doveva esporre tutte quelle cose, Davide? Quante cose hai fatto tu? Ti piace esporle? No. Tradimenti a tuo marito, a tua moglie e così via. Ne scrivi un libro e lo metti così alla, a leggerlo tutti. No, non lo fai. Perché lo Spirito Santo ha voluto questo? Per darci oggi un insegnamento che serve perché... La nostra vita cambia attraverso gli insegnamenti pratici della parola del Signore. Ascolta, dobbiamo sapere che quando pecchiamo abbiamo infranto la legge di Dio. Dobbiamo andare a Dio ed essere seri con il Signore. Sbarazzarcene prima possibile. Chiedere perdono con tutto il cuore. Il Salmo 38, verso 18, dice così, Confess io confesso il mio peccato, sono angosciato per la mia colpa. Non dobbiamo scherzare col peccato, perché quando Satana riesce ad inserire nella tua vita, acquisisce il diritto di portare la maledizione sopra di te. Confessalo, tiralo fuori davanti a Dio e Signore ti perdona, rimargina il danno che ha fatto e chiude la porta a Satana nella tua vita e resta dentro di te la benedizione e il perdono di Dio che ti accompagnano ogni giorno. E senti la presenza nello Spirito Santo. Preghiamo insieme. Signore, veniamo a te perché oggi ci hai insegnato come venire a te seriamente, come evitare di dare spazio a Satana nella nostra vita e anche cosa dobbiamo dire, come abbiamo letto in Matteo 4:10. Va via da me, Satana. Signore, ogni pensiero che viene nella mente della sorella, nella mente del fratello, nella mia mente. Aiutaci ad ordinare nel nome di Gesù di uscire fuori e non ostacolare la nostra comunione con Dio. Grazie per gli insegnamenti che ci hai dato, perché tu in pratica ci hai fatto capire come dobbiamo fare. Signore, fa che sgridiamo. Nella nostra stessa mente ogni pensiero che sentiamo che viene da parte di Satana, da parte del diavolo, da parte della nostra natura carnale e dirà a noi stessi, alla nostra mente, pensiero diabolico, esci fuori nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo ti ordino di uscire dalla mia mente. Signore perdonami e voglio avere comunione con te. Egli ci ha dato autorità, perciò ci insegna. Se Caina avesse fatto così, non avrebbe fatto quella fine. Se Eva avesse fatto come Davide, noi eravamo in perfetta comunione con Dio. Tutta la razza, se Adamo avesse fatto così. La loro debolezza ha trascinato anche noi in una vita di peccato. Sai che quando noi ci giriamo intorno, trasciniamo anche gli altri, perché i rapporti che abbiamo li alleggeriamo e perciò Satana non approfitta solo di me, approfitta anche di quelli che io vivo insieme e facciamo del peccato il nostro piacere, anziché metterlo fuori. Signore aiutaci. Prendi nota dove abbiamo letto, così vai a rileggere i versi che ti hanno parlato e vedrai che troverai luce nuova. Dio guarda lo scopo di quello che facciamo. Primo cronache 21, 1, 21, 7, Genesi 4, 7. Primo cronache 21, 6, Matteo 16, 23, Matteo 4, 10. Primo cronache 21, 3, 4. Atti 10, 35, Genesi 4, 8. Primo cronache 21, 8. Secondo Samuele 12, 13. Salmo 38, 18. Salmo 51. Dal 2 al 4, gloria sia resa a Dio. Alleluia. Ti voglio ricordare che oggi alle 3 e mezza abbiamo il fratello Santos, alle 18 abbiamo il fratello Strazzeri. Siamo guidati da Dio, sarà sicuramente un bellissimo studio. E Dio piacendo, ci vediamo alle 19.30 insieme ad altri quattro pastori, come sempre, a condividere la parola del Signore, preghiamo insieme. Ti voglio ricordare che i culti del giovedì sera e del lunedì sera partono alle ore 8 la sera, alle ore 20, perciò giovedì prossimo, dopodomani. Il primo culto sarà alle ore 20, ricordatelo perché è facile che te l'aspetti alle 19.30, mentre le serate dei martedì, venerdì e sabato sarà sempre alle 19.30. Ti voglio parlare di qualche cosa importante. Siamo alla fine di maggio, abbiamo pochi di questi che sono ritornati, erano in qualche deposito, forse sei senza il calendario ordinalo, te lo mandiamo gratuitamente. Te ne mandiamo due, uno per te e un altro lo regali al tuo amico, alla tua amica, consigliandogli di leggerlo. Contiene ogni giorno una meditazione della parola di Dio. Se puoi mettere i numeri in sovraimpressione, fratello, questi te ne arrivano due gratuiti. Secondo, tu sai che abbiamo il Vangelo di Giovanni, bellissimo per l'evangelizzazione, ha tanti riferimenti di aiuto per la crescita spirituale. Il parlare di Gesù è scritto in rosso e ci sono tanti insegnamenti, ci sono una ventina di pagine in più che aiutano a crescere nella fede. In questo tempo abbia, è ripartita a lavorare bene alla tenda di Cristo e la risposta. Ora eccola qua, si trova a Napoli, calcola che questa missione ha 80 missionari che sono inclusi in questa missione. Noi gli vogliamo dare un poco di Vangeli di Giovanni pensa che è buono potergli dare del materiale che possono evangelizzare. Perciò è facile che tu non lo puoi fare perché non hai il tempo, sei impegnato nei tuoi affari, sei impegnata nel tuo negozio, non lo puoi fare. È facile che tu sei anziano, è facile che sei anziana, però ti voglio dire, noi come abbiamo fatto con i calendari, così facciamo anche con il Vangelo. Se non li puoi seminare tu, loro lo possono fare, tu li ordini per loro e noi glieli mandiamo. Aiutiamo questa missione, perché durante il giorno loro testimoniano, però è buono che lasciano nelle mani di qualcuno che parlano del Signore anche il Vangelo, questo vuol dire evangelizzare. Perciò sore, frate, amico, amico, ti voglio dire, per amore del Signore, fai la tua parte in questo. I cartoni sono da 200 e costa 90 euro compreso di trasporto. Oppure di 150 e costa 70 euro compreso di trasporto. Forse non vuoi un cartone, forse puoi di meno, 20 pezzi, 30 pezzi, 50 pezzi. Mettiamo insieme due o tre pedali di materiale e glielo mandiamo subito, prima possibile, così possono evangelizzare in questi giorni la città di Napoli, la nostra nazione. Ha bisogno del Vangelo e noi dobbiamo cercare di fare la nostra parte. Bene. Prendi il numero di telefono, telefona subito. Se sei anziano, diglielo a tua figlia, diglielo a tuo figlio che tu hai nel cuore di collaborare con questa missione. Il numero di telefono è 0975 37 22 10. Se chiami dall'estero devi fare più 39 0975 37 22 10. Puoi mandare anche un messaggio su WhatsApp sul 328 873 7893 se chiami o se mandi un messaggio dall'estero devi fare più 39 328 873 7893 c'è anche un'altra cosa che puoi fare ci sono dei calendarietti come questi mezza cartolina 500 costano 10 euro, compreso di trasporto. Serve perché tu lo puoi dare a qualcuno per dare l'indirizzo della televisione, offrendo un piccolo calendarietto tascabile, lo puoi mettere sulle macchine, lo puoi mettere nelle buche della posta della tua città, lo puoi donare a qualcuno e così cercano la televisione. Nella loro casa non solo, ma anche questi, noi li stiamo mandando alla missione perché loro, quando non hanno materiale, almeno lasciano un punto di riferimento dove le persone possono continuare ad ascoltare l'Evangelo. Così noi spariamo dall'alto con la televisione e con il satellite, loro vanno porta a porta e insieme combattiamo e portiamo l'Evangelo nella nostra nazione. Se non puoi pochi, puoi molti, ne puoi ordinare anche una pedana. Se il Signore ti ha provveduto di avere la disponibilità, pensa che tutto quello che fai per l'opera del Signore non perdi nulla perché il Signore tiene conto di tutto quello che facciamo. Prendi il telefono, fa subito l'ordine consigli e ne cominciamo a mandare una prima, seconda pedana, prima possibile così possono distribuire. Ci vediamo stasera, Dio piacendo. Fallo subito, ti voglio ridare il numero di telefono per chiamare, fai la foto sulla televisione 0975 37 22 10, per chi chiama dall'estero più 39 09 75 37 22 10 oppure su whatsapp o puoi mandare un messaggio. Puoi chiamare sul 328 873 7893 per chi chiama dall'estero più 39. 328 873 7893 oppure puoi andare sul sito o attraverso l'email info di vita.org Ebbene, Dio ti benedica, è tutto chiaro. Dobbiamo solamente mettere in moto la nostra fede per collaborare per l'evangelizzazione della nostra città. Collaboriamo con queste missioni perché fanno tanto lavoro che noi non possiamo fare. A Dio sia la gloria perché tutti quelli che fanno qualcosa... Per l'avanzamento dell'opera del Signore, la gloria va solo al Signore, a te che fai l'ordine, a noi che li produciamo e a loro che li seminano. Lavoriamo tutti per lo stesso Signore, il Signore della Gloria. Dio ti benedica, Pace. Ci vediamo stasera, Dio piacente.